Ovviamente ci mancherebbe altro, poi farlo
rispetto all'approvazione, alla ratifica delle variazioni di bilancio, abbiamo la possibilità di riproporre il medesimo ordine del giorno. C'è tra l'altro una formulazione del deliberato abbastanza ampia, cioè nel deliberato, se vedete, non ci siamo fermati a dire ratifica, approva le delibere di giunta numero 500, ma abbiamo fatto un riferimento anche alla salvezza degli effetti che poi sarebbero i provvedimenti che eventualmente si utilizzano nel caso dell'applicazione della norma del 175. Quindi abbiamo avuto fatto un deliberato più ampio di una semplice ratifica, per una questione così per essere più completi e per non dare
diciamo, responsabilità di consigliere comunale a verificare quello che si deve salvaguardare. Però abbiamo capito innanzitutto che non è un errore, ma c'è la volontà di riproporre, cioè qua si fa, non ci siamo riusciti, riproviamoci, ma non esiste questa possibilità, perché il consiglio comunale ha già dichiarato la sua volontà su quella della ratifica, la ratifica è stata bocciata. Dopodiché, se oggi ci stanno delle situazioni che devono essere salvaguardate, portateci le situazioni, noi siamo qua, le valutiamo, cioè abbiamo tutto il tempo per farlo, siamo venuti tutti quanti il giorno 30 a luna del pomeriggio invece di fare il pranzo, stiamo qua e quindi siamo qua per valutare quello che si deve valutare. Però abbiamo scoperto, perché ce l'avete detto voi, che questo non è un errore, che addirittura il sindaco ha dichiarato che il punto non è stato fatto così, è stato fatto così, poi c'è stata messa quella cosa per ampliare, no, per ingannarci. Sì, noi chiediamo, visto diciamo che l'ordine del giorno è stato formulato e se ne ha avuta contezza della discussione finora in maniera equivoca e in maniera surrettiziamente equivoca, ci ha volendo creare una doppia possibilità diciamo di valutazione, noi chiediamo il ritiro dei primi due punti all'ordine del giorno e di riformularlo in maniera, entro il 31 che è ancora possibile, di riformularlo in maniera corretta secondo, dopo aver chiarito da parte vostra se trattasi di ratifica o trattasi di adempimenti di cui era il 5, altrimenti poi dopo la vostra risposta faremo un'altra direzione. Poniamo i punti. Chi è favorevole alla modifica? Ritiro. Al ritiro? 4. Astenuti? Nessuno? Contrari? No. Allora, un altro che ha preso atto della mancata volontà di ritirare il punto vista di livello della valutazione fatta finita, valutiamo, preso atto che diciamo, si tratta nella sostanza, da quello che ha detto e che è emerso dalla discussione finora, di una riproposizione della ratifica delle delibere di variazione di bilancio assunte dalla Giunta con i poteri del Consiglio del 10 novembre. Che erano stati già oggetto di una mancata ratifica soltanto 48 ore fa, viene riproposta lo stesso ordine, diciamo nella sostanza, lo stesso ordine del giorno della discussione del Consiglio Comunale che è stato già bocciato. Noi riteniamo che questo sia, no, non sia fattibile e quindi ci allontaneremo dall'Aula per la votazione di questi due punti, dando atto espressamente che la. Il richiamo all'articolo 175 del TUE di fatto è stato cassato dalla Presidenza e dalla Segreteria, quindi noi non siamo chiamati a esprimerci come consiglieri comunali secondo gli obblighi derivanti dal comma 5 dell'articolo 175 conseguente alla mancata ratifica delle libere oggetto di questo consiglio è avvenuta 48 ore fa.